saluto iniziale al professor Gerio Maria Santilli e alla sua signora Carla della disponibilità a tenere questa legge magistralis per noi estremamente importante. Un ringraziamento alla Fondazione Mediterranea per l'intensa collaborazione avuta in questi anni, collaborazione che ha determinato delle sinergie importanti tra la solidarietà, l'integrazione e le nuove tecnologie utili e sostenibili. Perché parlo di nuove tecnologie utili e sostenibili. Saluto e auguro ogni bene e successo all'assessore regionale all'ambiente e all'energia della Sicilia, perché in quella regione può diventare un laboratorio importante di novità. E saluto tutti i presenti, gli amici che hanno accettato questa presenza, altri che ci seguono in video. L'incontro di Future Idee con Gerio Maria Santilli è nato su un postulato preciso che è alla base della nascita di Future Idee: la sostenibilità. Sostenibilità che è diventato, spesso è stato svuotato di recente nel significato, è diventato una specie di vernice esterna, più di marketing che di sostanza reale del tema. La definizione più appropriata di sostenibilità è che sia l'economia occidentale sia l'economia pianificata non hanno saputo limitare lo sviluppo al reddito che la natura poteva dare, ma ne hanno intaccato profondamente il capitale. Questo è il punto nodale del tema sostenibilità, che pone la sostenibilità come qualcosa di oltre quello che abbiamo visto sia in Occidente sia negli altri paesi. C'è un dato sulla sostenibilità che vorrei sottolineare per non portare via molto tempo, ma sottolineando un aspetto strategico fondamentale, meritorio, delle nuove scienze di Ruggero Maria Santilli e delle applicazioni. Pensate solo a un dato. In Italia, in 100 anni, abbiamo dimezzato la presenza di carbonio nel suolo. Una meritoria ricerca dell'Istituto di BIMET CNR di Firenze lo ha confermato. E contemporaneamente noi preleviamo carbonio dal suolo e lo immettiamo in atmosfera in quantità assolutamente insostenibile. Quindi abbiamo un'atmosfera sempre più ricca di CO2 e un territorio sempre più povero di carbonio. Ma immaginate un altro dato. Ogni anno nel mondo, per dare il senso e l'importanza della sostenibilità, i terreni che perdono la fertilità, abbiamo un esponente importante della facoltà d'agraria, il professor Comegno, che si occupa di questione molto cruciale sotto questo profilo, pensate che il mondo perde una superficie pari alla superficie agraria italiana, che è 12.800.000 ettari. Nel mondo è come se ogni anno scomparisse una superficie produttiva agricola pari all'Italia. E contemporaneamente la popolazione aumenta, è il rapporto che la biocapacità del mondo si riduce drasticamente, che è la quantità di terra fertile per abitante. In 100 anni questo indice ha avuto un crollo complessivo e oggi tende a ridursi, accoppiato da un altro fenomeno, la mega urbanizzazione caotica che sta avvenendo nel mondo, con tutta l'implicazione energetica che questo comporta di vivere sociale, di integrazione sociale. Sapete che dal 2007, per la prima volta nella storia dell'umanità, la popolazione rurale è diventata inferiore alla popolazione urbana. E la crisi che cosa sta provocando? Sta provocando il massimo dell'impoverimento complessivo nel mondo, il massimo delle disuguaglianze e contemporaneamente anche il massimo del dualismo tecnologico, perché c'è una concentrazione e un controllo monopolista anche sulle tecnologie, sulla loro diffusione, soprattutto quelle più utili e sostenibili. L'incontro con il professor Ruggero Maria Santilli è stato fecondo. Lo ringrazio per la sua disponibilità e generosità. Sì, anche la generosità ci vuole per affrontare questi temi. Forse non va notizia, ma il fatto che da una piccola terra insane, che è le origini in comune del sottoscritto e di Ruggero Maria Santilli, oggi nel Congo gira un trattore che è partito dal Sannio e sta arando la terra. Saluto al professor Matassino.
Se oggi in Madagascar c'è un ospedale nato da un volontario di questa terra, se oggi abbiamo la possibilità di costruire relazione tra ragazzi multiculturale sull'uso dei satelliti, questo è dovuto a un'iniziativa feconda di relazioni. Senza di Ruggero Santilli a Napoli. Io ho avuto la fortuna, come alcuni degli amici presenti, di conoscere Fabrizio Ramondini, una grande scrittrice napoletana che ha collaborato alla sceneggiatura di quel grande film di Martone, Morte di un matematico napoletano. Solo Santilli è stato allievo di Renato Caccioppoli, quindi è a Napoli in un periodo straordinario. Solo questo ha un straordinario valore culturale ed emotivo per tutti noi. Ma la conoscenza è stata per le cose che facevo. Per la verità gliel'ho detto, io avevo raggiunto la simpatia per un fisico ortodosso, l'abbiamo chiamato, Hawking, perché la sua condizione umana andava oltre i limiti. Gli avevano detto a 20 anni avrai 2 anni di vita con la distrofia che hai, e poi arriva a 70 e speriamo bene, quindi si può andare oltre i limiti. E la matematica, io non sono un matematico, ma la matematica mi ha sempre attratto, è la regina delle scienze, viene detto, è quella che ti aiuta a lanciare l'orizzonte oltre ogni confine, e ogni confine è possibile raggiungere, e con le nuove matematiche forse quel confine diventa ancora più oltre, più in là. Ma per fare questo non bisogna avere paura del nuovo, paura di andare oltre i confini. C'è un episodio di Friedrich Gauss, lo raccontano tutti, ma pochi hanno riflettuto. Il professore di matematica di Friedrich Gauss era un pochino, poco volenteroso. Allora disse agli allievi, fate un esercizio, per mezz'ora lui se ne andava con il suo assistente a girovagare un po'. Fate il calcolo, da 1 a 100 e ditemi quanto viene. E tutti si misero a fare questa somma, in maniera tradizionale 1 più 2, 1 più 3, Gauss lo fece immediatamente, perché fece una cosa molto semplice. E facciamo una cosa, riporto tutto a 100, faccio 99 più 1, fa 100, poi 98 più 2, fa 100, fece subito, poi resta 50, 5050, ha risposto immediatamente. Il professore è rimasto un po' imbastitito, ma è andato oltre una regola immediata, l'ha innovata, non so se è chiaro, ed è il gusto. Però tutti quelli che fanno questo sono quelli che danno il contributo alle scienze, quelli che rendono realtà l'utopia, la spostano in avanti. Sono anche le vittime dell'oscurantismo. L'oscurantismo, di cui chi l'ha descritto meglio di tutti è Goethe. Goethe, quando parla dell'oscurantismo non solo religioso ma delle scienze. E qual è l'oscurantismo delle scienze? Non solo di bloccare la verità, la bloccano, la fermano, ma anche di bloccare, di aiutare a diffondere falsità. L'oscurantismo è questa miscela. Non la voglia del confronto di merito, l'orizzonte nuovo. E badate bene, ipotizzare un orizzonte nuovo, anche quando va male, è un contributo alla scienza. Quindi dovrebbe essere di per sé incentivato. Ecco, erano queste le parole. Se poi aggiungo i dettagli di quelli che sono i riflessi pratici delle nuove scienze, e lo dico con un solo concetto, consentire, forse sono stato lungo, ma è questo. Le banche, oggi abbiamo un mondo in cui tutti gli stati nel mondo hanno 100 trilioni di debiti pubblici, gran parte del debito pubblico è dell'economia illegale, è il riciclaggio di denaro sporco o di altro. E 100 trilioni, col massimo del disagio sociale, il massimo del disastro ambientale, il massimo dei conflitti, il massimo delle emergenze. Allora in un mondo come questo, forse, avere uno scenario di sostenibilità significa creare nuove opportunità e nuovi rapporti tra scienza e realtà. Le banche hanno prestato alle società petrolifere, alle 100 più grandi, dal 2000 fino ad oggi, una cifra incalcolabile di dollari.
hanno fatto qualche calcolo che per ammortizzare l'indebitamento delle banche con le società petrolifere, la quantità di CO2 che dovrebbero immettere entro il 2050 è assolutamente incompatibile con il protocollo di Kyoto. E ci troviamo di fronte a due strade: una bolla carbonatica, visto che la CO2 ha già raggiunto e superato 400 parte per milione, o una nuova bolla finanziaria. Ed è rispetto a questi temi che è possibile oggi avviare dei percorsi che siano estremamente selettivi, orientati all'utilità e alla sostenibilità. Io ti voglio bene per questo, a Ruggero Maria Santilli. E lo ringrazio per la lezione magistrale di oggi, che sarà di stimolo per i giovani, chi ci ascolterà in video. Ma spero anche di aggregare progressivamente e di fare di Napoli, caro Ruggero, questa è la visione, la capitale delle scienze della nuova era, a partire da oggi. E ti chiediamo di lavorare in continuità da oggi, mettendo insieme le persone che non hanno pregiudizi e che non sono vittime di oscurantismi, facendo questo. Andando nel mezzo, con i giovani come Cristian Corda, altri che vorranno avviarsi in questo, ma anche superando qualunque possibilità di autoreferenza. Lo faremo con regole, con impegno, per andare, e spero che molte di queste tecnologie possano trovare conforto, diffusione, in un contesto istituzionale amministrativo nuovo, in grado di accogliere ciò che è nuovo.